Oggi siamo a Belforte, un piccolo borgo nel comune di Borgo Val di Taro, a 800 metri sul livello del mare. Vogliamo darvi due brevi cenni sul castello che esisteva qui a Belforte. Il castello di Belforte fu costruito nel XII secolo dai Platoni e passò negli anni ad altri proprietari. In scavi recenti è venuto alla luce un pozzo, un grandissimo pozzo, profondo circa 20 metri. C'è una leggenda che narra che d'inverno veniva riempito di neve per accumulare l'acqua per il fabbisogno durante l'estate. Questa leggenda racconta che calavano dei bambini perché in fondo a questo pozzo vi era una stanza. Questi bambini raccoglievano nei secchi l'acqua e la portavano in superficie. Certamente non sappiamo se è una cosa vera perché si tratta di una leggenda, però anche questo castello, che purtroppo ora non rimangono che pochi ruderi, perché gli abitanti di Belforte usarono le pietre per rifare il borgo medievale. Poi costruito dopo forse. Questo è il posto. Allora Giorgio, qui siamo davanti a questa struttura dove c'è un forno, però qui c'è una porticina, cosa c'è qui dentro? Un pozzo di riserva idrica, diciamo familiare, bifamiliare, dipende dalle dimensioni del pozzo. Questo quanto è profondo? 10 metri. 10 metri, Sì. tanti sono. Sono tanti, sì. E questo pozzo qui è stato fatto tutta a mano? Tutta a mano. Partivano dall'alto, scavavano e sottomuravano, scavavano e sottomuravano. E andavano avanti così fino a Sì, 10 metri sottoterra? scavavano, poi ci muravano un pezzo, poi scavavano perché che non cedesse. Fino ad arrivare in fondo, che il pozzo veniva murato senza che cedesse. Senta, ma come facevano a sapere che proprio qui sotto ci sarebbe stata No, l'acqua? no, 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 queste qui di acqua non ce n'è. Ah, non ce n'è di acqua, Qui com'è in questo alimentato? posto qua no, perché diciamo che qui siamo su un cucuzzolo dove c'è tutta arenaria stratificata, quindi di sorgenti non ce n'è. Veniva riempito con la neve d'inverno o con le grondaie, portavano l'acqua delle grondaie. E questo serviva poi al fabbisogno per Sì, l'estate per l'estate. e anche per gli animali, Anche immagino. per gli animali. Qui lo usavano sia per diciamo la famiglia che per gli animali. Quindi praticamente in questo paese qua ogni famiglia aveva un pozzo personale? Non in famiglia, ma parecchi pozzi c'erano. E ce ne sono ancora? Che sappia io, ce n'è ancora uno, ma è murato. Se no, il pozzo più importante è quello del castello, che è una riserva idrica abbastanza grossa, che è sul cucuzzolo del castello.
dove c'era esiste ancora. Il castello, sì. Lei se lo ricorda il castello quando era bambino? Sì. Sì? Me lo ricordo, sì, c'erano ancora delle parti murarie molto belle, molto significative, che nel tempo si sono crollate. Sono crollate. Vicino a questo pozzo troviamo anche un forno. Costruito dopo, ma comunque sì, un forno. Che questo serviva per fare il pane? E diciamo che anche qui quasi tutte le famiglie avevano un pozzo. Un forno? Un forno, sì. E qui ci facevano il pane. Adesso c'è dentro Sì, sì, però adesso non si usa più naturalmente. Non lo usiamo d'estate. D'estate. Fare una pizza, fare un arrosto. Ma è buono, eh? Sicuramente ottimo. Se sentiamo l'odore ci veniamo, glielo dico. Quindi... Va bene, va bene. Questo è veramente importante, molto bello, perché ci fa rivivere quello che vivevano i nostri nonni e bisnonni. Questo è molto importante, farlo ricordare alla gente. Sì, quello è importante. Sì. E che se adesso chiudono i supermercati, siamo messi male. Sì, guardi, però intanto che siamo qui, a me piace molto chiacchierare con lei. Io le voglio chiedere una cosa. In questo periodo, purtroppo, che stiamo uscendo da questa pandemia che è durata quasi 3 anni, che ormai ci ha distrutto un po' tutti, e stiamo entrando in un altro brutto periodo perché vicino a noi c'è la guerra. Cosa ne pensa, Giorgio? Penso che stia cambiando in maniera molto pesante le regole del mondo, e lì dipenderà dagli uomini scrivere nuove regole, ma bisognerà che gli uomini che scrivono le nuove regole siano equilibrati, che non si scordino di una cosa, che usare onestà e buon senso. Se perdono queste qua, di questi riferimenti qua, siamo fritti tutti. Sì, su questo ha pienamente ragione. Ma lei pensa che si fermerà questo conflitto oppure si allargherà e può darsi che possa arrivare anche da noi? Ma io direi di no, anche perché adesso hanno degli armamenti che bisognerebbe essere proprio pazzi a mettere mano a quegli armamenti lì. E spero, ma ne sono quasi convinto, spero che quegli armamenti lì li distruggano. Poi l'arma che subentrerà con gli armamenti nucleari lo sapremo dopo, ma sicuramente hanno già delle armi che noi non conosciamo e che li metteranno al posto del nucleare, perché adesso il nucleare gestirlo diventa una cosa pesante. Speriamo bene allora. Sì, vero? Speriamo bene. Bene. Siamo con il signor Armando Tartaglia, che è un signore che abita qui a Belforte. Armando, lei ha sempre vissuto qua? Sì. Quindi non ha mai pensato di andare via, lasciare Belforte? Ah, potevo andare alla Barilla, ma non ci sono voluto andare. Preferito restare qua, ma è troppo faticosa la storia. Ormai diventa faticoso vivere in questo paese, vero? Ma non si sa neanche dove andare a prendere un po' di pane, bisogna andare a Borgostaro a prendere un amichetto. Il posto più vicino per poter fare un po' di spesa a Borgostaro? Borgostaro, sì. Ma una volta qui c'erano delle botteghe? Era lì la bottega. Poi hanno chiuso e nessuno ha più riaperto. No, la gente sono scappati e non si vive mica qua con la bottega. Senta, quando era piccolino, che ricordi ha di questo posto? Ci sarà stata tanta gente? C'erano tanti bambini qua, che era la fine del mondo. Quindi lei della sua infanzia ha dei bei ricordi? Sì. Andavamo lì perché nessuno ci aveva la televisione, andavamo a casa del prete lì nella canonica a vedere la televisione.
perché allora era una novità la televisione, vero? Eh beh, sì, era appena arrivato. E senta, a giocare nel castello ci andavate? Ma no, qualche volta, ma no. Stavamo sempre giù di qua. Qui nel borgo? Sì. Senta, ma che lei sappia, nessuno si è mai interessato di poter mettere a posto questo borgo oppure il castello? Fanno finta qualcosa, sembra, ma dopo non fanno niente. È un peccato perché è un borgo veramente bello, un borgo molto interessante che andrebbe rivalutato. Non so, anche la chiesa dicono che è giusto, no, ma... Fra un po' va giù, viene addosso a casa mia e buonanotte. Senta, lei abita proprio qui, vicino a questa casa che ha il tetto che è crollato, vero? Sì. Senta, ma nessuno compra casa in questi posti? Comprano qualcuno, ma qua non compra nessuno. Peccato, peccato. Peccato sì, perché qua è il centro, è vicino alla chiesa, centro storico sarebbe, ma... Poi è un bel forte, è molto importante perché c'era un castello molto importante qui. Eh sì. Mi dicevano anche che qui c'erano tanti pozzi perché non c'era l'acqua, è vero? È vero, non so, ma... Appena che sono nato io è arrivato l'acquedotto, prima non ce n'era. Ma questi qua andavano lì, c'era un pozzo lì, altrimenti alla Gallo le mucche le portavano in giro a bere sempre d'estate e d'inverno. Hanno fatto tanta fatica i nostri vecchi. Sì, e i giovani abbandonano su tutto, non sono capaci di... Purtroppo vede il problema qual è, che non c'è lavoro in queste valli, non c'è lavoro e i giovani sono costretti ad andare via. Il lavoro io ce n'ho che troppo. Lei che cosa fa? È contadino faccio. Quindi lei lavora proprio ancora la terra? Io ho le mucche. Davvero? Sì. Ah beh, allora lei è impegnatissimo perché sì. Con le mucche... Io sono impegnatissimo di giorno e di notte sempre. Ma passa il casaro a raccogliere il latte da lei? No, i miei non sono mica da latte. Ah, so. Non sono da latte. No. E le auguro una buona vita in questo posto che è veramente bello. E sì, ma ormai siamo al tramonto. Ma no, ma assolutamente. Assolutamente. Guardi, il tramonto viene quando si muore, quindi non guarda l'età, non guarda l'età. Beh, c'è chi muore a 20 anni, c'è chi muore a 90, 100. Sì, ma... Il nostro destino non lo sappiamo. È difficile. Poi ho visto che lei ha tanti amici a quattro zampe anche, vero? Sì, sì. C'ha un cagnolino e dei gatti. 7-8 gatti. Le fanno compagnia? Sì. Poi ci vogliono per prendere i topi, altrimenti qua... Sì. Altrimenti sì, davvero, con le case abbandonate... Ce ne saranno tanti, vero? Sì. Poi c'è i ghiri anche. I ghiri? Mangiano tutto. Ma davvero? Sì, sì, sono sempre... Adesso sono in letargo, ma d'estate vengono, ma mangiano tutto. Io ho tante piante, mele, pere. Ne mangiano tutto? Li rosicchiano un po', poi li lasciano andare giù per terra, beh, buonanotte al secchio. Quindi lei non può raccoglierne anche la frutta? No, bisogna darle da Montelli a prendere. Lavorare e poi è gratis. Sì, direi proprio di sì. Per mantenere i verdi. È un problema anche questo, vero? Insomma, a Poiana mangia le galline, no? Ce ne avevo due ancora, me le ha cucate lì. Lì davanti alla porta della stalla. Davvero? Davvero, davvero. E poi c'è tutti i selvatici, tutti, mangiano tutto. Qua c'erano migliaia di quintali di castagne, adesso li mangiano tutti. Mangiano tutti i cinghiali. Oh, ce ne sono tanti di cinghiali. Dappertutto ce n'è. Cinghiali, caprioli,
l'istrice, la volpe, il tacco, tutti questi animaletti ci sono. Tutti selvatici, ma che si fanno mantenere da chi lavora, quelli lì. E insomma non va tanto bene, vero? Quelli della città dicono che va bene così, ma che ci vuole il lupo, che ci vuole qui, ci vuole là, ma... Lei non è d'accordo? Mica proprio tanto. Prima dovrei essere io andare a raccogliere, dopo quelle che ci avanzano. Rimane a loro. Sì. Altrimenti ci siamo ancora in tre qua. Poca gente. Sì, prima ce n'era 50-60 qua, in giro alla chiesa adesso. Tre, ci siamo in tre. Con la residenza ci siamo in tre. Dopo. Qualche disperato viene d'estate. Sì. Ma sono tutti giù a Parma, Milano, di qua, di là. Purtroppo. La montagna si spopola. Sì, e vanno là a raccontare due palle, ma da lavorare non ce n'ha mica più voglia nessuno, basta. Ha ragione. Realmente i giovani piuttosto si ammassano piuttosto che lavorare. Questo è un grosso problema, vero? Però lei ha la fortuna che vive in un gran bel posto, altro che la città. E lo so, ma di aria non vive mica ragione, nessuno. Ha ragione anche lei. Arrivederci, grazie tante. E come vedete, come avete sentito dal Signore, questa è la situazione di questi piccoli borghi della montagna, della Valtaro, della Valceno, che però purtroppo sono destinati all'abbandono, perché non c'è l'interesse di poter fare qualcosa per rivalutare questi borghi che hanno un'importanza veramente storica per tutti noi e soprattutto hanno importanza alle persone che ancora adesso, con tanti sacrifici, vi abitano.